Metto in una ciotola 250 g di mascarpone. Prendo poi 80 ml di caffè tiepido e aggiungo 2 cucchiai di zucchero. Lo zucchero così si scioglierà bene. Meglio metterlo nel caffè che direttamente nel mascarpone. Va bene così. E aggiungo poi il caffè al mascarpone. E mescolo. Con un po' di pazienza amalgamiamo bene il mascarpone con il caffè, fino a ottenere una bella crema. Così. Tengo un attimo da parte la crema, prendo un mixer e all'interno 150 g di savoiardi. Dovrò frullarli fino a ottenere una farina molto fine. Li frullo in due volte. E inizio ad aggiungere i savoiardi tritati poco per volta. E questo composto lo metto a riposare in frigo per almeno mezz'ora. Ho ripreso il composto dal frigorifero. Ora ha una consistenza migliore. Ne prendo un po' con un cucchiaino. Lo apro appena sulle mani. Poi ho preso altri 3 savoiardi e li ho fatti a pezzetti. Ogni savoiardo l'ho diviso in 5-6 parti e ora li bagnerò nel caffè per metterlo all'interno del tartufino. Quindi prendo un pezzetto di savoiardo, lo bagno nel caffè, questa sarà una tazzina di caffè amaro, e poi richiudo così e lo passo nel cacao amaro. Il primo è pronto e ne prepariamo un altro. Un po' di composto sulla mano, lo allargo un po', pezzetto di savoiardo appena inzuppato nel caffè e richiudo. Passo nel cacao e vado avanti così fino a terminare tutto l'impasto. E i nostri tartufini tiramisù sono pronti e ne assaggiamo uno. E per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo presto.